Fermo! Dietro la pianta? C'è la corsa. Sì, sta sotto il pianto. In mezzo è in granché, via. Non fa pian profilo. Sì, poi carichi di cose. Improvviso brutto? Prendi da davanti. Ma questo sarà tutto uno. Facciamo un po' lì, che stacca. No, basta, qui non si muove. Dammi un po' di... Ce ne ho piccini piccini. Sulla testa che ci va la cosa? E la levate? Sì. Com'è? L'era vera? Era un'aggiunta? Eusebio di San Giorgio, la scuola del Perugino, si attribuisce questo quadro. È la Madonna con il cardellino, con il bambino e San Giovannino. Una stupenda cornice la adorna e nella parte interiore, la parte posteriore, si può notare il lavoro che ha fatto la sovrintendenza. In un primo momento, ecco, è intervenuta attraverso questa installazione di legni trasversali. Prima ancora a Firenze erano state fatte delle trasverse in ferro, ma la dilatazione del ferro e del legno non corrispondeva, per cui un secondo intervento, dopo che la sovrintendenza d'Urbino ha studiato meticolosamente i particolari del legno, è stata fatta questa installazione in legno della medesima qualità di quel del tondo che misura 90 cm di diametro. Intorno alla cornice è stata ultimamente riassestata, anche perché i tarli hanno fatto un discreto lavoro. Il quadro era stato rubato in una chiesa collegiata nel 1971, poi è stato ritrovato a Macerata. È stato esposto a Urbino per circa 2 anni e in questo momento, oggi, il 5 dicembre 86, ritorna nella chiesa collegiata di Cantiano. Oh, che cosa? Il maestro Bianchi, storiografo cantianese, cerca di conoscere le varie storie. Qui Padovani Dante invece cerca di vedere un po' il quadro. La metti su? Sì, lo rimettiamo su oggi. Chi è che? È stato un ginocchio, Fiorello. Un cubica di ginocchio.